Andrea, forse più difficile del previsto, ma ci stai, ho operato tanti cambi, arriva la 29esima vittoria, chiudiamo il girone di Champions a punteggio pieno, tutto bene anche stasera? Sì, no, non benissimo ovviamente, però sai, ho dato una mano io alla squadra a metterla in difficoltà perché ho fatto moltissimi cambi, del resto penso che sia giusto anche vedere alcuni ragazzi in campo che hanno giocato un po' meno. Sono molto felice per Giulio Cardenas che è partito con tanta emozione, però alla fine si è sbloccato, ha giocato molto bene. Abbiamo tribolato un po' all'inizio, poi un po' alla volta siamo venuti fuori. Oggi era da vincere, bene, abbiamo fatto 3 punti, penso che meglio di così non si potesse sperare. Senti, adesso faremo tutti i vari conti del caso, comunque siamo la seconda miglior prima come ranking. Nel nostro percorso avremo sempre il ritorno qui al Parabarton e con questo pubblico non è mai poco. No, sono felicissimo, era quello che volevamo, malgrado i cambi, sai, volevamo arrivare al secondo posto, sapevamo a un certo punto in panchina che Trento era sotto 2-1 e quindi si sarebbe complicata la vita per loro e dovevamo chiudere, perché i ragazzi hanno preso energia e alla fine, insomma, terzo, quarto, settimo siamo stati più in controllo della gara senza brillare come sempre, però insomma ci sta. Un'ultima battuta, perché fra 3 giorni siamo di nuovo in campo in Superlega, andiamo a Milano, siamo già primi, lo sappiamo, sappiamo benissimo la classifica, però è una partita molto affascinante, si gioca al Forum contro una squadra forte, è un'altra bella occasione per crescere. Sì, ma adesso non dobbiamo assolutamente perdere concentrazione e attenzione. Sono felice di andare al Forum, che ci sarà probabilmente tutto esaurito, ci saranno 10-12 mila persone, è una grande opportunità per fare bene. Adesso ogni partita che avremo di fronte sarà un'opportunità per crescere, per testarci, ovviamente anche per prepararci per la finale di Coppa Italia, che sappiamo che tra un mese ci sarà a Roma. Insomma, abbiamo un mese molto intenso dove non dobbiamo abbassare la guardia.